Adesso autore teatrale, perché oggi e domani sarà al Sistina di Roma con uno spettacolo che si chiama Quante storie, scritto da lui e da Barbara Alberti. Essendo due geni, secondo me, Vauro e l'Alberti, io vi consiglio di andarvelo a vedere, perché non, Barbara, di sicuro non sprecherete il costo del biglietto, cari miei. Di che parla Quante storie, Vauro? Ma veramente parla proprio di storie, no? Di come si raccolgono, si accolgono le storie, perché senza raccoglierle, senza accoglierle con attenzione, poi non si possono narrare, non si possono raccontare. E poi parla anche di come si possono raccontare le storie quando ci appassionano, sempre con passione, ma con tanti strumenti. Per esempio, nel mio caso, anche quello della matita, anche le vignette sono piccole storie, sono piccole schegge di storie che possono comporre una storia più grande. Ma attraverso il video, attraverso la letteratura, attraverso la musica, insieme a Barbara faremo un percorso facendo vedere, mostrando come si possono raccontare le storie. Come nasce questa coppia fra te e Barbara Alberti, che è ben strana? Ma nasce per amore, perché io confesso qui di amare molto Barbara Alberti da molto tempo, perché la seguivo. Che in un paese... No, voglio dire alla moglie di Vauro che va tutto bene, quella meravigliosa donna cilena, perché Vauro non gli piacciono le donne dell'est, se le va a prendere dall'altra parte del mondo. La mia cilena, vediamo se faranno anche un sondaggio sulle cilene, sulle latinoamericane, sulle sudamericane, vabbè. Va bene, dammi un commento su quella storia delle donne dell'est. Ma secondo me è da non commentare, perché è una grande cazzata, insomma, no? Ora, però, detto questo, è anche vero che le nostre televisioni, diciamo un po' tutte, rigurgitano di cazzate. Sono piene di cazzate. Spero tu non ti riferisca a quella trasmissione di grande livello intellettuale. Diciamo, anche il caso che si è montato su questa misera vicenda, è veramente la miseria ma non è neanche il luogo comune, siamo sotto il luogo comune. Però da lì a fisico farne marmoro, addirittura una crociata per censurare un programma, mi sembra un po' ridicolo quanto la cazzata perlomeno di questa, anche perché poi sono viste altre cose, per esempio un signore che usava la carta di credito della RAI, il signor Minzolini, recentemente è stato salvato, insomma, dalla decadenza da senatore. Allora, ieri Minzolini è venuto qui da noi e ci ha raccontato questa vicenda.